Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Volete ridere un po'? Bene, con questo video lo potete fare. Sapete che l'Italia deve presentare un progetto di spesa per ricevere quei famosi 209 miliardi. Dall'Europa Gentiloni ha sempre detto: ma quali 300 punti? Bisogna fare una cosa più contenuta, più concreta, non si può mettere tutto, perché mettere tutto vuol dire non mettere niente, no? È un po' uno che mi dice: ma tu cosa vuoi fare nella vita? Ah, tutto, l'astronauta, il falegname, l'operaio. Dice: no, no, aspetta, stringi, che cosa vuoi fare? Ma poi voglio fare tutto, perché tutto vuol dire niente. Che cosa ha fatto il governo? Al posto che ridurre, viene da ridere perché veramente, veramente ogni giorno parlare di politica è un circo, è un circo. Al posto che ridurre quei 300 progetti e fare una sintesi, fare delle valutazioni, che cosa ha fatto il governo Conte, il governo Giuseppi? Da 300 li ha fatti diventare, attenzione, 557 progetti per una spesa di 669 miliardi di euro, però sono solo 209, solo tra virgolette. C'è il documento integrale che non vi sto a leggere perché ci vorrebbero 6 anni per leggerlo perché è un'enciclopedia, è un'enciclopedia, si può fare un corso di laurea sul progetto, no? E quindi c'è di tutto dentro, c'è veramente di tutto. La scuola, con la trasformazione digitale di 368.000 aule e la creazione di 2.700 laboratori. 2.700 laboratori. La sanità, con un massiccio investimento negli ospedali, 34,4 miliardi di euro. Praticamente gli stessi soldi che potrebbero arrivare dal MES, ma se voi mettete assieme il MES più 209 miliardi, ad esempio. Se il MES ci dovesse dare 37 miliardi più 209, arriveremmo a 246. Questo piano è per 667 miliardi, ma mancherebbero 421 miliardi all'appello. Beh, veramente dei fenomeni, eh? Veramente come cantavano gli stadio, generazione di fenomeni. Non tutti eroi, no, tutti, qui non sono tutti eroi, ma sono tutti fuori di melone, fuori di balcone, come possiamo dirlo senza offesa. E quindi poi abbiamo un voucher per consentire di acquistare un computer alle famiglie. Tutte le famiglie dovranno avere un computer, perché sono 7 milioni e mezzo le famiglie che ancora non ce l'hanno. Voi mettete, ad esempio, non so, un computer stupido, il più stupido dei computer quanto costa? 300 euro? Adesso non lo so più. 300 euro? Ecco, 300, vediamo se ci sta sulla calcolatrice. Per 7 milioni e mezzo, non ci sta sulla calcolatrice, credo che venga fuori come un 3 miliardi, no? Un 3 miliardi, o forse non ci sta neanche nella calcolatrice il calcolo. Quindi nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Eccoli qua, nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, perché non ce ne sono già abbastanza di dipendenti pubblici. Non sono già troppi, non è già alta la spesa dello Stato, no, altre assunzioni nella pubblica amministrazione. Incentivi per il lavoro, per i pagamenti elettronici, tante misure per lo smart working e la digitalizzazione, ma anche un corposo capitolo di varie ed eventuali. Varie ed eventuali. Ammodernamento degli impianti di molitura delle olive al rafforzamento del servizio meteo. Dal voto elettronico per gli italiani all'estero alla giustizia predittiva per l'Avvocatura dello Stato, che aiuta a scrivere pareri e memorie sulle basi dei precedenti, fino a una costellazione di piccoli satelliti per il monitoraggio dello spazio extra-atmosferico. Avete capito? Avete sentito bene? Nel progetto presentato, che andrà a presentarsi in Europa, ci sarà anche la costellazione, la costruzione e il lancio
di piccoli satelliti per il monitoraggio dello spazio extraatmosferico. Ma poi c'è la lista, assurda, 557 progetti candidati ad entrare nel piano che a gennaio il governo invierà a Bruxelles per utilizzare il Recovery Fund, il piano europeo di aiuti nell'era o dell'era Covid. In tutto valgono 677 miliardi di euro, più del triplo ai 209 miliardi che l'Italia potrà ottenere al massimo. Bisognerà scegliere, del resto la lista è ancora provvisoria e ne potrebbero mettere dentro altri, no? Potremmo metterci un'astronave per raggiungere Marte. Io lo dicevo scherzando l'altro giorno, così potrebbero metterci dentro anche le astronavi. In realtà ci hanno messo i satelliti, dei microsatelliti. Tra le tante voci spiccano due assenze e non c'è il ponte sullo stretto di Messina. Sia nella versione di ponte, sia in quella di tunnel, sia in quella con pista ciclabile del ministro italiano, no? Non c'è neanche la proroga del super eco bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie green, al momento previsto fino al 2021. Quindi adesso vi faremo un altro video perché questa è proprio bella, eh? Questa è proprio bella. Io non pensavo si potesse arrivare a tanto, ma ci siamo arrivati. Quindi da 300 progetti, ricordate a Villa Pamphili, c'era chi cantava, chi scriveva, da lì erano usciti tra loro le proposte varie, 330 progetti. Bene, sono diventati 557 per 677 miliardi. Beh, è difficile dare un commento a questa pagliacciata. Difficile dare un commento a questa pagliacciata. Pensate quando in Europa dice: "Ma dov'è il progetto dell'Italia?" "Ah, è qui, dov'è? Portate dentro la carriola." "Come la carriola?" "È un'enciclopedia." "Enciclopedia." "Eh sì. 557 progetti, immaginatevi, moltiplicatelo per le pagine di ogni progetto, sarà un'enciclopedia spaventosa. E quando l'Europa dirà: "Beh, ma questi progetti quanto valgono?" "Eh, 677 miliardi." E questi diranno: "Ma siete deficienti?" Cosa potrebbe dire l'Europa? "Ma siete deficienti? Ma ce l'avete il cervello?" Bah. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti. Al prossimo video tra 7 e 8 minuti.